Buon pomeriggio a tutti. In primo piano il convitto nazionale Giovanni Falcone di Palermo e in collegamento con me appunto il vice rettore Tiziana Schiavo e altri docenti. Buonasera a tutti, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Il convitto nazionale di Palermo, importantissimo istituto della città, cosa fa in questo periodo? Sta in un momento della giornata nostra al convitto, è una giornata molto lunga, quella che coinvolge i nostri studenti. Inizia la mattina alle 8 meno un quarto e continua fino alle 18 del pomeriggio. Il convitto è una macchina che ferma mai. Il collegamento che stiamo facendo è in un luogo particolare del convitto, è il teatro del convitto nazionale, che è un po' il cuore anche della scuola, perché qui si tengono le lezioni del settore musicale, dell'indirizzo musicale. E contemporaneamente, vedete in un altro riquadro, abbiamo l'insegnante Angela Iacono, è una educatrice, collaboratrice dello staff di direzione, che è responsabile del semiconvitto per il settore liceo, insieme al professore Menazzo che conduce la sua didattica a distanza, appunto in una modalità sincrona in questo momento, in collegamento con i suoi studenti. E allora facciamo parlare la professoressa. Buonasera a tutti. Sì, effettivamente il convitto è una macchina che non si ferma mai, mentre tutti quanti gli altri istituti in questo momento, sto parlando degli istituti di scuola secondaria superiore, sono a casa, anche i nostri alunni sono a casa, però continuiamo con le attività in DID. E in modalità sincrono ed asincrono, e qui proprio in questo momento il professore Melazzo sta tenendo alle mie spalle, sta tenendo una lezione sulla pittura fiamminga del Quattrocento. Noi ci troviamo in un luogo che è il teatro del convitto, vedete contemporaneamente appunto le immagini dei nostri studenti che si stanno preparando per le prove del concerto di Natale, un concerto quest'anno diverso che avverrà appunto registrato in modalità sincrona. Ma il cuore dei convitti è una figura professionale, istituzionale, particolare rispetto alle altre scuole, che è quella del rettore. Da noi il dirigente scolastico si chiama rettore. E il convitto nazionale sta facendo un po' storia anche da questo punto di vista, perché da quest'anno abbiamo un rettore donna. Fare conoscere il convitto in un momento come questo, storico come questo, non è impresa facile, però grazie a te e grazie ad altri si fa sistema e si riesce a fare cose importanti anche in un momento difficile. E io credo che le sappiamo fare. Perché ho visto all'interno del convitto degli eroi, che sono i professori, che sono il personale educativo, che sono il personale ATA, che sta facendo delle cose incredibili con un senso della solidarietà che solo gli italiani sanno avere, permettetemi di dirlo, perché quando si tratta di essere solidali siamo tra i primi al mondo, non gli unici, ma tra i primi, in cui riusciamo a dare il meglio. E nei momenti di difficoltà. E il convitto è quello che sta facendo, sta dando il meglio, sta creando tutto e ha creato tutte quelle condizioni, e questo lo dico anche per tranquillizzare, ma lo sono già i nostri genitori, tranquilli, perché in una realtà con 950 persone all'interno che pranzano all'interno della mensa con i distanziamenti, con i turni. Abbiamo dovuto moltiplicare i turni perché ovviamente il distanziamento all'interno della mensa doveva essere superiore a quello standard. E in una realtà come questa, riuscire ad avere pochissimi casi, tra l'altro a rapido, pochissimi, proprio pochi al molecolare, credo che sia stato un miracolo organizzativo. Non credo che possa essere stato legato alla casualità. Quello che vedrete oggi, perché stiamo organizzando, di farvi vedere come si vive in convitto, perché la realtà del convitto, te lo dice una che da settembre vive questa realtà, non un minuto prima, devo dire che anche a me era sconosciuta. Quindi bisogna fare capire all'esterno, e tu stai facendo un grande servizio per questo, qual è la differenza tra vivere in un convitto e vivere in una scuola normale. Io ho sempre ritenuto nel mio immaginario che fossero scuole di eccellenza. Oggi che sono all'interno, e quindi non solo perché lo dirigo, ma lo pensavo anche prima, l'eccellenza deriva dal fatto soprattutto che quella tipologia di scuola, ma te l'ho detto anche altre volte che la pensavo così, dove la scuola a tempo pieno può fare la differenza. Perché
perché in una scuola a tempo pieno si sono tutte quel tipo di attività funzionali, utili alla crescita di un ragazzo, e quindi credo che facendovi vedere quali saranno le giornate, stanno organizzando i miei professori, i miei educatori, veramente delle bellissime cose per farvi vedere proprio come siamo noi durante il giorno. E poi voglio utilizzare questa opportunità che tu mi hai dato per ringraziare assolutamente questi eroi che ho qui dentro, che sono i professori, che sono il personale ATA, che sono gli educatori, che mi stanno accanto ogni giorno. Veramente poche volte ho visto lavorare con tanta determinazione e con tanto senso di responsabilità. Ho potuto constatare la grande disponibilità. Cioè, è un lavoro di squadra, e se non ho la squadra non vado da nessuna parte. Io la squadra ce l'ho. Allora, facciamo parlare anche gli altri. Mi sembra c'era la professoressa Spinelli che doveva parlare. Ok, buongiorno a tutti. Io sono una degli insegnanti di strumento musicale di questa scuola. La scuola media di questo istituto ha un corso ad indirizzo musicale che, diciamo, è il fiore all'occhiello della nostra scuola, insieme a tutte le altre attività che si svolgono, le attività sportive, teatrali, eccetera. Sicuramente l'attività musicale è una degli aspetti più importanti di questa scuola. Oggi noi siamo qui con una delle nostre classi ad indirizzo musicale perché ci stiamo preparando appunto per il concerto di fine Natale, che quest'anno non sarà fatto nella maniera tradizionale, perché ovviamente il Covid non ci permette di farlo nel nostro solito modo. Quindi ora tra un poco vi faremo sentire i nostri studenti che suoneranno. Volevo di nuovo collegarci con la nostra classe del liceo. La professoressa Iacono può... Ecco, allora, siamo ancora qui. Siamo... Professore Melazzo si avvicina al PC. Professore Melazzo, si può avvicinare? Melazzo è richiestissimo. È richiestissimo. Melazzo, lei è richiestissimo. Parla della sua didattica. Allora, ci può dire in questo momento che cosa sta facendo? Ci sono i miei alunni in videoconferenza attraverso una piattaforma condivisa fornita da Google. Sì. Completando una lezione in tempo reale, in sincrono, relativa alla pittura fiamminga nel 400. Stiamo in particolare mettendo a confronto l'esperienza dei pittori del Rinascimento italiano con i colleghi delle Fiandre. E quindi stiamo cercando di evidenziare analogie e differenze di quelle che sono le scuole pittoriche più importanti del 400 europeo, quella italiana e quella fiamminga. Perfetto. Sì. Abbiamo potuto constatare dal vivo quello che sta succedendo presso il Convitto Nazionale di Palermo. Professora, un'anteprima.
una vera e propria anteprima, come dicevi poco fa, di tutto quello che stiamo facendo in questo periodo. Stiamo facendo in questo periodo prenatalizio, in un anno diverso, che, come abbiamo già detto, non ci permetterà appunto di fare il tradizionale concerto di Natale, però ovviamente qui al Convitto non ci fermiamo mai, inventiamo qualcosa di diverso per rendere tutto interessante, soprattutto per i nostri ragazzi, perché noi crediamo realmente che la didattica sia fatta appunto di contatto e di lavoro insieme con questi ragazzi. I ragazzi accolgono ben volentieri quello che voi proponete. Sì, assolutamente sì. Io sono straconvinto, e questo diciamo fa parte del nostro modo di lavorare, che quando c'è una grande passione per l'insegnamento, questo in realtà viene veramente trasmesso ai ragazzi, e i ragazzi di conseguenza ritornano a noi questa passione. Perfetto. Abbiamo messo, ti do una chicca, se passi, avvicinati però. Sì, dico, se vieni dalle parti del Convitto sentirai fino al Duomo la nostra musica, perché abbiamo messo degli altoparlanti con le musiche di Natale, che i genitori, tutti quelli che passano, hanno detto almeno qui si respira il Natale, perché quest'anno è un Natale difficile, quindi le nostre musiche si sentono anche nella piazza. Natum videte, Rege Angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite. Quando aspettano i loro figli, aspettano con le musiche nostre fuori, e adesso vedranno nei monitor anche quello che fanno i loro ragazzi, faranno gli auguri dalle loro classi attraverso i monitor, così i genitori li potranno vedere, faremo vedere anche come igienizziamo, come facciamo tutto quello che in questo momento prevede il protocollo Covid, in maniera trasparente. Però speriamo che tutto passi in fretta, così possiamo riprendere anche le nostre visite nelle scuole. La prima scuola che verrò a visitare sarà certamente la tua. Grazie. Perché era un impegno che avevo assunto e che voglio mantenere. E allora, come proseguiamo? Tiziana? Qui abbiamo anche i ragazzi ai quali possiamo chiedere della loro esperienza, se per voi va bene. Sì, facciamo ripartire. Perché all'interno del Convitto ci sono 3 ordini di scuola, quindi abbiamo dei ragazzi che hanno iniziato qui dalla scuola primaria e adesso si trovano al 5º anno, sono di maturità. Buonasera. Allora, tu ti chiami come? Emanuele. Emanuele, allora dimmi, cosa ne pensi del Convitto Nazionale? Le racconti un po' in breve la mia storia. Molto in breve. Come sono finito al Convitto? Praticamente io per i primi 2 anni, la prima e la seconda elementare, sono andato nella scuola dove insegnava mia madre. Insomma, poi mi sono reso conto che non era purtroppo un ambiente che faceva per me, quindi ci venne consigliato questo Convitto, che era comunque innovativo perché non ero abituato a questo tipo di didattica. Comunque arrivo al Convitto, ci rimarrò per 11 anni, perché dalla terza elementare fino alla quinta liceo, quest'anno mi diplomerò in questo istituto, e onestamente io penso che il Convitto abbia un'offerta formativa unica nel suo genere, che per quanto sia di vecchio stampo, perché comunque il Convitto risale al 1800, sia comunque sempre molto attuale, perché offre all'alunno non solo proprio la didattica, ma ti permette di vivere a 360 gradi quella che vogliamo chiamare comunità scolastica, perché con i tuoi compagni ci mangi, ci stai addirittura il pomeriggio, quindi ci vivi oltre le ore di lezione, e in alcuni casi ci dormi anche, perché in questa scuola ci sono i convittori. Vediamo cosa ne pensa lei invece. Anche io mi trovo d'accordo con quello che ha detto Emanuele, appunto. Perché io sono qui dalla seconda media, quindi 7 anni che sono qui. Ho scelto di rimanere anche dopo le medie in questa scuola perché a un certo punto non è più una scuola, ma è proprio una casa. Cioè, noi stando insieme sia con i compagni che con gli educatori, fino dalle 8 fino alle 6, arrivi a un punto in cui stai probabilmente più a scuola che con la tua famiglia, e si crea un legame proprio affettivo che è uguale a quello che c'è appunto con la tua famiglia. Sentite, quale richiesta vi sentite di fare al rettore?
in questo momento? Io, allora, sinceramente, resto... approfittatene in sostanza. In realtà, no, al rettore non ho nessuna richiesta. La mia unica richiesta è una richiesta un po' più in grande, ovvero mi piacerebbe davvero tornare a fare lezioni in presenza. Ma questo ovviamente non dipende dal rettore, non dipende... Invece Emanuele che cosa chiederebbe? Io onestamente la richiesta che faccio al rettore è che io circa 2 anni fa mi sono reso che nel nostro istituto non è presente un consiglio di istituto. E io, tra virgolette, ho iniziato, la vogliamo chiamare battaglia, insomma, insomma, mi interessa che anche questa scuola abbia questo organo collegiale che è veramente molto importante e che assicura delle decisioni democratiche. Ora, io non so se entro la fine di quest'anno scolastico riuscirò, insieme ovviamente alla con la collaborazione di altre persone, a far restituire anche all'interno di questo istituto questo organo collegiale, però ho fiducia che la nostra nuova preside possa negli anni... insomma, riuscire in questo intento, e onestamente siamo molto sulla buona strada. La preside risponde immediatamente. Quando mi sono insediata è stato il primo atto che ho fatto, Emanuele lo sa, ne abbiamo parlato con il rappresentante d'istituto, con i ragazzi, è stato il mio primo atto, ho mandato una lettera formale a provincia, a regioni, a tutto il mondo, in cui chiedevo che venisse istituito un consiglio d'istituto come in tutte le altre scuole, perché in tutti i convitti d'Italia c'è un commissario, non c'è una figura, non ci sono le figure tipiche del consiglio d'istituto. Noi abbiamo 2 consigli, quello che dovrebbe essere il consiglio d'istituto, c'è un commissario e poi c'è un CDA per la parte del convitto, un consiglio di amministrazione. Entrambi ci sono dei commissari e io. Ovviamente anche nel mio interesse avere invece un consiglio d'istituto, come dice Manuel, con tutte le rappresentanze, perché c'è un organo più trasparente, un organo che tutela anche me, perché le scelte vengono condivise, non vengono decise soltanto dal commissario su proposte mie. Quindi mi trova, Manuel lo sa, assolutamente d'accordo, è qualcosa che stiamo facendo insieme, di fare questa richiesta, ma stiamo facendo insieme tante cose con i ragazzi, perché come ho sopperito alla mancanza di un consiglio d'istituto? Ascoltando i ragazzi, quindi chiamo spesso i rappresentanti di classe, parlo con loro, ho fatto una commissione mensa, la commissione mensa è quella, sono dei genitori che vengono all'interno della mensa a constatare come sono i nostri pasti, come sono i nostri processi di igienizzazione. E quindi cerco di sopperire con altre cose, però sono d'accordo con Manuel, bisogna istituire nei convitti un consiglio d'istituto come in tutte le altre scuole, un CDA con tutte le sue componenti. A questo punto il professore Garofalo ci presenta l'orchestra. Salve, buonasera. Adesso la classe terza della nostra orchestra del Musiconvitto eseguirà Oh Happy Day, che è un brano previsto appunto nel nostro concerto di Natale. Perfetto. Saluto Oh Happy Day. Concludiamo così. Thank you.
Perfetto, meraviglioso. Io vorrei qui insieme a me adesso gli insegnanti per un saluto. Per un saluto perché siamo oltre chiaramente il tempo. Allora se ci avviciniamo insieme al rettore. Allora, il prossimo così. Appuntamento per fare vedere la mensa. La professoressa Safina con noi anche, insegnante di pianoforte. Tutti quanti qua insieme. Un pochettino. Complimenti e a presto. Complimenti e a presto. Buonasera, grazie e ci venga a trovare presto. Incredibilmente. Complimenti. Buonasera. Tutto. Grazie.